avevamo 17 anni. Era notte, una gran confusione e poi soprattutto la paura. Quindi, a dirti cos'era il binario 21, è un binario normale per me, perché nella paura, fatto sta che quel binario lì era la partenza della deportazione. Ci caricano su due vagoni bestiame, eravamo in 100, 50 per vagoni, e di lì facciamo viaggio verso la deportazione. Il viaggio è stato di una notte e un giorno, quindi figurati, freddo, fame, dormire per terra, perché su un vagone il problema era anche quando hai bisogni fisiologici. Allora cosa hanno fatto? Ho messo una specie di bidone di legno e quando avevi bisogno di fare i tuoi, la facevi lì. Con tutti gli amici del era anche una cosa demoralizzante, una cosa che è difficile spiegarla. Però purtroppo quella era la realtà della deportazione, che incominciava la deportazione. Siamo rimasti a Reichenau una settimana, chiusi in una baracca, senza uscire. I bisogni li facevi lì perché ti avevano portato un coso di legno, è una cosa allucinante, no? Dopo una settimana, fuori dalle baracche, ci incolonnano, ci mettono su un vagone bestiame e si parte. Destinazione e noi non sapevamo. Fatto sta che dopo questo lungo viaggio ci troviamo di fronte a un paesino, Mauthausen, e che io conoscevo. Da quel paesino qui arrivare al lager c'erano circa 3,5 km attraverso la campagna e siamo saliti. A un certo punto ci troviamo di fronte a una fortezza che spaventava. E a un certo punto ci troviamo di fronte alla porta d'entrata. Una porta d'entrata che faceva spavento, no? Tutta in pietra, le garrette dove c'erano le sentinelle con i mitra spianate. E ma allora ma dove siamo? Si apre il portone e appena dentro a destra ci fermiamo. Quello è stato chiamato il muro del pianto. Arrivati lì, tutto quello che avevamo, metterlo per terra. Poi dopo c'erano gli addetti, prendevano e se li portavano via. La SS diceva, quando tornate la vostra roba la ritroverete. Ciao, l'abbiamo ritrovata.